Dunque, rieccoci di nuovo insieme. È il momento di affrontare il nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Lo avevamo anticipato la volta scorsa. Sarà un format che cureremo all'interno della regola della sostenibilità con la coordinatrice del Comitato Scientifico STTC di SimTour, la dottoressa Elisabetta Del Soldato, che ci accompagnerà appunto alla scoperta di un'Italia sostenibile. Sostenibile anche sul versante turismo, un turismo che ovviamente non dobbiamo immaginare soltanto come fruitori di prodotti, servizi, di località, ma anche come fornitori di queste dimensioni. Quindi ecco, un turismo che poi tra l'altro caratterizza il tessuto produttivo del nostro bel paese, non a caso definito così, e che può essere, può continuare ad essere un volano di crescita, soprattutto ecco, se rispettiamo quelle che sono le esigenze dei tempi che stiamo vivendo, assolutamente, dove il tema della sostenibilità è assolutamente preponderante. Bene, la premessa è stata anche più ampia del necessario. Perdonami Elisabetta, lascio a te il piacere di condurci ecco, in questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Quale sarà la prima tappa di oggi? Allora, innanzitutto grazie Tony e buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi vi porto in un piccolo borgo che si trova alle spalle delle Cinque Terre. Il nome di questo borgo è Castè, un piccolo borgo che voi pensate che negli anni 70 era purtroppo ridotto a due famiglie residenti in questo piccolo borgo. Un piccolo borgo che si trova appunto tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e le Alpi Apuane, quindi ha anche una vista, uno scenario veramente, veramente magnifico. Le sue radici sono delle radici importanti perché affondano nel Medioevo quando fu costruito con le pietre di un altro castello, che era il castello di Carpena, e che fu distrutto dalla Repubblica Genovese nel 1412. Gli abitanti di questa Carpena, scappando, si portarono via queste pietre e poi insomma, si narra che questo piccolo borgo, Castè, sia stato ricostruito proprio con queste pietre. E com'è un po' la sua storia, le sue radici, quello che vi voglio raccontare oggi è proprio una storia di una piccola comunità che è rinata, perché oggi Castè vanta 34 abitanti residenti che si sono costituiti in un'associazione, una piccola associazione culturale che si chiama Castè Vive, e grazie a questa associazione loro sono riusciti a, diciamo, a costruire un piccolo paese che con un modello che viene proprio già utilizzato in Italia, che è l'albergo diffuso, però Castè non è un albergo diffuso, ha utilizzato quel modello, quindi di ospitalità diffusa in questo piccolo borgo, dove tutti gli abitanti, 34 abitanti, partecipano proprio a questo tipo di attività e quindi sono riusciti ad avere 60 posti letto. Il paese è un paesino appunto piccolo ed è naturalmente sostenibile, ma proprio grazie proprio alla sua struttura. E ora mi piacerebbe raccontarvi appunto di chi sono i turisti che scelgono questo, perché 60 posti letto sono tanti, no? vanno riempiti e loro ci riescono perché hanno un'altra narrativa. Quindi proprio si raccontano come un paese lento dove chi va a soggiornare tendenzialmente passeggia nei boschi, raggiunge le Cinque Terre utilizzando dei sentieri CAI che non sono i soliti sentieri CAI, quindi solitamente non si incontra quasi nessuno durante questi percorsi, però allo stesso tempo si riesce a godere della natura, si riesce a stare veramente a contatto con gli abitanti del paese, quindi avere anche proprio uno scambio, no? Diciamo di informazioni, di conoscenze, che secondo me è proprio l'anima del turismo, dovrebbe proprio essere questo, far incontrare le persone, perché possa nascere del rispetto e ci possa essere una condivisione, dovrebbe proprio
dovrebbe proprio esserci questo. Si cammina a piedi, non si può raggiungere il centro del paese con le macchine. A Castè l'associazione ha deciso che tutti i proprietari diciamo, di queste case vacanza hanno introdotto, come vi raccontavo la volta scorsa, il minimum stay, quindi un soggiorno minimo di 3 notti, proprio per far sì che non ci fosse un ricambio continuo in and out, entrata e uscita degli ospiti, che comporterebbe logicamente anche diciamo a livello di gestione anche semplicemente del lavaggio, della biancheria, avrebbe un impatto molto più importante per il piccolo borgo. Ma soprattutto quello che interessa a loro è avere l'ospite che resta un pochino più a lungo, proprio per fare un'esperienza di tipo diverso. Oltre a questa ospitalità diffusa, insomma, è molto importante anche a livello economico per questa comunità, perché sta creando dei nuovi posti di lavoro che prima non c'erano. E in più fa sì che quei turisti a cui non piacciono le situazioni diciamo, di troppa pressione turistica, quindi troppe persone concentrate, come succede spesso alle Cinque Terre, ecco, si trovano in delle zone dove possono sì andarsi a godere magari anche un tramonto al Rio Maggiore. Però poi allo stesso tempo non si trovano in una località dove c'è tutta questa pressione turistica. E questo credo che sia molto importante. Ma non succede soltanto questo a Castè, perché a Castè negli ultimi 4 anni sono arrivato diciamo anche un pittore che sta abbellendo le strade di Castè con delle opere sia che all'interno del piccolo borgo, esposte quindi all'interno del piccolo borgo, ma anche lui ha una casa vacanza che in realtà è proprio uno studio d'artista e gli ospiti che hanno la possibilità di dormire in casa sua, proprio uno dei commenti che gli fanno spesso a Mauro è proprio quello di dire ma che bello, ci sembra proprio di essere dentro un atelier di un pittore, perché in effetti sono veramente dentro un atelier di un pittore. E altre poi due giovani ragazze hanno deciso di aprire un laboratorio olfattorio, quindi un laboratorio dove si creano i profumi con le essenze che vengono, e quindi con le piante che vengono proprio raccolte direttamente nel bosco, ecco. Oltre a questo, Castè ha un cartellone molto importante di eventi culturali durante l'estate, che portano avanti proprio come associazione, quindi fanno teatro, fanno musica e sono tutti diciamo, delle attività che sono importanti sia per la comunità, perché logicamente si arricchiscono loro in primis, ma anche per gli ospiti che arrivano durante insomma, la stagione estiva. Beh, direi davvero mille motivi per conoscere questo borgo di cui ci hai parlato. Solo la prima, di una delle tappe di questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia, che evidenzia l'importanza di valorizzare e rivivere quelle aree interne dove, i ritmi più lenti, ecco, ci consentono anche di riconciliarci un po' con la natura e magari, ecco, di vivere in maggiore sintonia con essa. Assolutamente, anche perché io credo che sia molto importante andare a ricostruire le comunità, il senso di comunità, il senso di appartenenza ai luoghi, riuscire a mantenere le tradizioni anche nei piccoli borghi, no? Perché in effetti dagli anni 70 ad ora il paesino è quasi stato completamente ricostruito e soprattutto mantenuto dalla comunità. Io, come tu sai, abito qui alla Spezia, quindi sono a solo 12 minuti da questo piccolo borgo, non ne sapevo niente, l'ho scoperto quest'estate e devo dire anche, sono proprio stata invitata a parlare di sostenibilità, perché fanno anche diciamo questo tipo diciamo, di attività, invitando anche le istituzioni per
proprio per cambiare la mentalità, perché dobbiamo un po', ne abbiamo parlato di responsabilità, se ti ricordi, Tony, l'altra Sì, volta, certo. di ognuno di noi. Ecco, quindi anche attraverso questo tipo di interventi loro cercano di coinvolgere tutto il tessuto sociale. Sono piccoli, ma sono forti perché credono in loro stessi. Sono veramente un piccolo borgo ospitale che vi invito a andare a visitare. Ed io sono felicissimo di aver iniziato il nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia proprio da Castè, dove vi invitiamo appunto tutti ad andare a soggiornare per qualche giorno, almeno 3 notti, come dicevamo, e Sì. ad Elisabetta del Soldato, che ringrazio di cuore per la disponibilità a condurci in questo meraviglioso viaggio in giro per l'Italia, questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Do appuntamento alla settimana prossima. Grazie Elisabetta. Grazie mille a voi e vi aspetto. Ciao. Bene, detto questo, detto tutto, io restituisco la linea alla regia. Buon proseguimento in compagnia di Padre Pio TV.